Ben ritrovati a tutti gli ispettori di classe MBS, ben ritrovati in particolare agli appassionati di certificati di investimento. Allora, gli ospiti che continuano a essere con noi sono Stefano Masa. Stefano, ci sei? Proviamo, Sì. e anche Fabio Pioli. Fabio? Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, io partirei da Stefano. Oggi i dati sulla disoccupazione americana, quanto peseranno secondo te, Stefano? Allora, visto quelli di ieri, sembrano quasi, diciamo, quelli di ieri una premessa per quanto potrebbe accadere quest'oggi. Se quest'oggi i dati fossero negativi, è l'ulteriore conferma i dati precedenti sul rallentamento dell'economia americana. Conseguentemente, anche, diciamo, oggettivamente fisiologica dopo i precedenti rialzi. Ci può stare, avvalorerà a questo punto un'ulteriore conferma da parte degli operatori su un potenziale ed unico a questo punto rialzo di tassi di interesse nel corso di quest'anno rispetto ai precedenti dichiarazioni o aspettative di 3 o 4, ecco, come riferimento. Quindi i dati di ieri sicuramente hanno fatto un po', come dicevamo ieri, l'anticamera per quanto riguarda i dati di quest'oggi. Salvo diverse smentite, e sottolineerei eclatanti, dovrebbero confermare questo trend negativo. Bene, secondo te Fabio, i dati di oggi, la reazione del mercato di oggi? Ma come sai, io sono sempre per l'accento sui grafici rispetto ai dati. Effettivamente i grafici stessi, come diceva anche Stefano, lasciano aperta la possibilità che si vada a quei livelli che lui individuava in 17.165, quindi in concomitanza ai dati piuttosto che no, è una possibilità effettiva. Tuttavia ci troviamo anche in un trend leggermente tirato rispetto alla sua partenza, per cui forse si potrà collegare la reazione del mercato ai dati, ma per quanto la vedo io è una fase in cui entrambe le direzioni sono un po' difficili da interpretare, no? E per cui da questo punto di partenza il collegamento sarà successivo, ecco, come dire. Quindi operativamente non ti saprei dire se è andato giù o su in questa fase, in questo momento. Bene, l'economia, lo stato di salute dell'economia americana, secondo te Stefano, come qualche critico dice, cioè, dietro questi dati positivi si nasconde una fragilità oppure c'è una forza endogena, vera, reale? No, beh, c'è, allora, diciamo, sicuramente degli aspetti di criticità, perché non solo legati, diciamo, all'aspetto del, così chiamiamolo, pianeta America. C'è un contesto intermarket di correlazioni per i quali ormai, diciamo, il rallentamento dell'economia cinese ha un impatto sicuramente in ambito anche valutario, con conseguenze che poi si ripercuotono sull'aspetto valutario americano, che fondamentalmente è la principale valuta a livello internazionale e non è altro che benchmark per quanto riguarda poi la costruzione di molti strumenti finanziari. Quindi, diciamo, questo è l'aspetto economico. Noi non dobbiamo dimenticare che c'è una netta differenza tra l'economia e la finanza. Purtroppo di cose l'economia americana oggi, fisiologicamente, lo ripeterò sempre, sta attraversando un periodo di eventuali, diciamo così, prese di beneficio, rallentamento fisiologico, con purtroppo di cose degli strascichi che si ripercuotono sulla finanza di tipo operativo. Quindi gli investitori in questo momento stanno aspettando solo l'eventuale pretesto per poter fare, diciamo così, una manovra anche di carattere speculativo sul mercato. Non è un caso che tutti, bene o male, gli outlook delle grosse istituzioni, BCE, Fondo Monetario Internazionale soprattutto, avverte di potenziali shock sul mercato. Basta solo effettivamente un dato, una serie di dati negativi per scatenare questo tipo di fenomeno, perché oggi come oggi, se uno va a vedere anche a livello europeo, è impensabile che si possano avere degli extra rendimenti partendo con scadenza 3-5 anni di tassi negativi. In America ci si salva solo ad oggi per una logica di o a lungo di duration, quindi utilizzo di treasury con scadenza magari decennale, o eventualmente beneficiando dell'aspetto valutario. Paradossalmente, quando si era arrivati a 1,08 tutti si aspettavano di arrivare a 0,95. Reputo che oggi, che ci troviamo nella soglia di 1,14, non è un caso. Quindi i dati in America sono dati che, a mio modesto
parere, ogni volta che verranno pubblicati potranno essere strumentalizzati dalla finanza operativa per poter eventualmente accelerare un eventuale cambio di rotta anche da parte del governo in fase attuativa. Allora, andiamo a vedere, facciamo una panoramica dei leva 7 sul mercato. In questo momento il leva 7 long perde il 3,43%, riflettendo quindi una moltiplicazione della performance dell'indice per 7, quasi lineare, e poi c'è meno 3 e più 3,15 invece il leva 7 short. Sul FTSE MIB abbiamo anche il leva 3 e il leva 5. Il leva 3 long perde l'1,40, il leva 3 short guadagna l'1,33%, il leva 5 short perde l'1, eccolo qui, guadagna il 2,29%. Questa è la situazione degli indici internazionali, con il DAX con leva 7, 5 e 3, tutti ovviamente negativi, con performance che riproducono esponenzialmente quella che è l'andamento della performance del DAX. Allo stesso tempo i leva 7 short invece sono positivi. Questa invece è la situazione degli indici francese e CAC con 3, 5 e 7. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi riprendiamo subito dopo. Bene, allora ritorniamo, andiamo da a questo punto ricolleghiamoci con Fabio Pioli. Fabio, mi senti? Sì. Ok, giusto per provare il collegamento. Secondo te, se un investitore volesse aprire una strategia su un certificato long, quindi con una distanza da questi prezzi intorno al 25-30%, qual è il titolo più abbordabile e sicuro per portare a casa il rendimento? Allora, dobbiamo andare fuori, tenerci alla larga dai bancari. Sì. A mio avviso, troppa volatilità. Troppa volatilità e direzionati, sì, sicuramente finora negativamente. Cercare di andare su titoli magari tendenzialmente meno volatili. Una scelta così a impulso potrebbe essere, ad esempio, andare a cercare Enel, andare a cercare il grafico, sì, di Enel, e vedere se il grafico di Enel mostra una forza relativa, il che direi di sì per ora. Quindi al di là dei bancari, altri industriali, direi no Finmeccanica, perché anche questo non è in un trend di breve particolarmente positivo, a mio avviso. Lo stesso Fiat, quindi una buona scelta potrebbe essere Enel, e aggiungerei, però facendo molta più attenzione, anche Eni, il trend negativo di Eni, ma ha dei livelli di supporto molto, molto forti, il quale ha battuto diverse volte senza romperli, quindi sono meno distanti del 25% questi livelli di supporto, quindi potrebbe essere un ragionamento da fare anche su Eni. Bene, secondo te, ecco, passiamo la parola a Stefano. Il titolo più abbordabile per fare un ETF, un certificato long? Ma guarda, c'è. Qual è quel titolo che da qui a fine anno non può perdere il 25%? Beh, allora, diciamo, ci possono essere sicuramente due scenari. Uno che ho intravisto anche inizio settimana attraverso un altro intervento, che è A2A, sì, si trova in un canale abbastanza definito, ha ritestato la parte bassa di un trend rialzista iniziato in concomitanza dei precedenti minimi registrati, e successivamente ci potrebbe essere anche un eventuale ingresso su BUZI Unicem, quindi due titoli difensivi. Utilizzando però eventualmente anche gli strumenti cui citavi prima, quindi strumenti a leva, si potrebbe invece costituire un portafoglio con strumenti... Ecco, te aspetta che c'è un top bonus alla barriera 0,93. A2A in questo, sì, momento è a 1,24. Esatto. La scadenza è dicembre 2016, sì, quindi A2A dovrebbe perdere il 24 e dovrebbe perdere quasi il 30%. Esatto, però diciamo che... E ti porti a casa un rendimento del 5%, non è male. Sì, diciamo che questo è uno scenario dove comunque A2A oggi ha un obiettivo fisiologico di area 1,30-1,35, sì, come posizione, purché appunto mantenga questo tipo di trend rialzista molto definito, quasi accademico proprio.
Ti faccio un'obiezione però, se il prezzo del petrolio dovesse tornare giù per i soliti squilibri domanda-offerta, o invece i paesi dell'OPEC hanno capito come funziona, qual è la corda che devono suonare per poter far salire i prezzi, quelle degli accordi, eventuali accordi, frizzare Ma sai, allora diciamo, Aduna sotto alcuni aspetti è anche relativamente diciamo, decorrelata da quel tipo di andamento, se andiamo a vedere. Allora, per quanto riguarda il petrolio, abbiamo visto ieri già una reazione che sembra quasi scontare ormai una sorta di equilibrio tra un accordo raggiunto per appunto domanda offerta, come dicevi giustamente tu. Aduna è più anche in un contesto diciamo, molto più circoscritto, quindi come municipalizzata, e quindi può avere anche una sua storia a sé. Teniamo conto che a breve incontreremo e forse ci scontreremo a questo punto con un indice italiano che sconterà lo stacco dei dividendi. Quindi al netto dei dividendi l'attuale impostazione grafica di tutto l'indice andrà chiaramente a ridimensionarsi e conseguentemente stare su titoli, diciamo così, definibili difensivi e che da un punto di vista grafico hanno ad oggi dei canali molto più chiari rispetto ad altri titoli può essere la soluzione migliore. Prego, Fabio, sì, Fabio, questo certificato su Adua ti piace? sì, sicuramente il discorso del trend di fondo è corretto, cioè andiamo sul titolo in forza, per cui va benissimo. L'unico dubbio è ovviamente questa fase di mercato rispetto a tutto l'indice. È vero che ci sono titoli che si muovono in controtendenza, però è sempre meglio se l'indice fosse destinato, come per ora non è negato che sia, a fare nuovi minimi, aspettare. Allora è meglio, perché se il mercato dovesse andare sotto i 16.000, ovviamente ci sarebbe un periodo di forte stress dal punto di vista della capacità di rialzo in quella fase. Per cui sì, sicuramente tra le scelte è una delle migliori. Bene, allora ci fermiamo un attimo adesso, che poi c'è la pubblicità e poi intanto saluto Stefano Masa e Fabio Pioli per essere stato con noi. E Grazie a voi. già vi anticipo che Grazie, c'è un grazie, grazie. collegamento con Giardini Naxos, perché lì c'è il convegno dell'EFPA e è presente il desk di UniCredit dei certificati. Pubblicità e poi Giardini Naxos. Ah, come ben sapete, credo molti di voi sanno, in Sicilia c'è il convegno dell'EFPA, quindi sono a raduno i consulenti finanziari e lì c'è il desk di, è presente il desk di UniCredit, quindi colleghiamoci con Maurizio De Collans per sentire quali le impressioni di Nicola Francia in questo evento. Eccoci, ciao Giuseppe, siamo qui ai Giardini Naxos per il secondo giorno di EFPA 2016, l'evento che porta al centro dell'attenzione del mondo del risparmio una serie di tematiche. Tra queste c'è sicuramente quella che riguarda l'interpretazione e la lettura di scenario, lo scenario che vede da una parte i tassi zero e dall'altra parte la ricerca di un rendimento in equilibrio con un aumento anche dei rischi. Allora, con Nicola Francia cerchiamo di dare un po' di risposte a queste sfide. Intanto, qual è la vostra interpretazione proprio di questa sfida, la sfida primaria di lettura di scenario? Buongiorno a tutti, innanzitutto. Ma allora, lo scenario che hai descritto ormai in qualche modo l'avevamo previsto e ci stiamo piano piano abituando a viverlo e ovviamente a dare le soluzioni e le risposte agli investitori che insomma, vengono veicolati attraverso delle figure di professionisti. Il motivo per cui poi oggi siamo qui è proprio quello di come dire, aumentare, alimentare questo grosso canale di comunicazione con i promotori finanziari, con il private banking e con i consulenti finanziari in generale. Quelle che sono le risposte che noi di UniCredit stiamo dando, ovviamente in termini di prodotto, in termini di soluzioni di investimento, sono come dire, di due tipi. Il mercato ci ha un po' spiazzato da inizio anno con una grande volatilità. E quindi da un lato abbiamo cercato di offrire soluzioni che consentissero di sfruttare questa volatilità e di tramutarla in opportunità di rendimento. E in questo senso abbiamo emesso dei certificati prima degli strumenti a leva come i mini future che consentono anche di coprire i rischi di portafoglio, quindi hedgeare le proprie posizioni, e poi invece degli strumenti che sfruttano la vendita di volatilità incamerando
da questa una cedola fissa incondizionata per i primi mesi, che poi diventa invece condizionata. La seconda invece risposta che stiamo dando, ed è questa una novità di aprile, sono le nostre nuove obbligazioni Premier Bonds, che sono quotate direttamente al MOT, si rivolgono a una platea di investitori, diciamo, mediamente voluti, perché sono obbligazioni in valuta, e quindi andiamo a trovare sulla curva dollaro e sulla curva sterlina, perché i primi due sono quotati appunto in dollari e sterline, il rendimento che oggi viene a mancare sulla curva euro per via dei tassi a zero. Abbiamo visto il contesto, visto le ultime dichiarazioni della Fed in termini di rialzo dei tassi, abbiamo deciso di avere delle obbligazioni a tasso misto, quindi con delle prime cedole fisse per 4 anni, che in qualche modo vanno a compensare quello che è adesso l'attuale view di rialzo dei tassi, che come abbiamo visto, insomma, c'è molta più cautela e ci si aspetta dei tassi sì in salita negli Stati Uniti, ma se vogliamo con un orizzonte temporale un po' più lungo di quello che avevamo previsto l'anno scorso. E lo stesso sulla sterlina, dove sulla sterlina il vero nodo è l'effetto, il tasso di cambio, come può impattare il referendum di giugno sulla permanenza o meno all'interno della Comunità Europea della Gran Bretagna. Questo sicuramente può dare da un lato o dall'altro degli scossoni al tasso di cambio euro sterlina. Allora, hai parlato di trend valutari, ed in effetti la politica delle banche centrali, in particolar modo la Federal Reserve da una parte, la Banca Centrale Europea dall'altra, sono state negli ultimi periodi l'assoluto faro per quanto riguarda la lettura degli scenari. In questo momento, come ben spiegavi, l'attenzione è rivolta in particolar modo oltreoceano a quello che potrà fare Janet Yellen alla guida della Federal Reserve. Nel frattempo permane un trend di debolezza da parte del dollaro. Questo può essere sfruttato in qualche modo? Ci sono delle occasioni da cogliere in questo binario? Ma allora, in realtà il dollaro lo vediamo comunque all'interno di un range, diciamo che 1,15, 1,16, 1,20 effettivamente ci può stare, quindi non pensiamo che sia in questo momento prezzato male. Quella che può essere un'opportunità di investimento in dollari, di conseguenza un ulteriore, diciamo, un rafforzamento del dollaro rispetto ai livelli attuali, è legato appunto a messaggi da parte della Fed, da parte della Yellen, di accelerazione della politica monetaria, chiamiamola restrittiva, o comunque di normalizzazione della politica monetaria, dove quelli che oggi vengono previsti come uno o due rialzi di qua a fine anno ancora possono eventualmente accelerare. In questo senso potrebbe esserci spazio per un ritorno verso area 1,05, 1,07, 1,08, ma in realtà al momento vediamo che il dollaro rimane un po' dov'è. È vero che le politiche monetarie di BCE e Fed sono divergenti, rimangono divergenti e probabilmente alimenteranno, diciamo, amplieranno questo gap, perché la BCE avrà ancora bisogno e vorrà ancora continuare a dare liquidità al sistema, perché abbiamo ancora vari nodi critici da risolvere, mentre la Fed effettivamente viaggia in piena occupazione, viaggia con dei tassi di inflazione al di sopra di quelli che sono i propri target, perché siamo 2,2-2,3 contro un target del 2. Quello che un po' frena in questo momento la Yellen da accelerare sul rialzo dei tassi è, diciamo, questa cautela deriva anche dagli impatti globali che un rialzo dei tassi americani. Forse anche dalla politica, visto che ci sono delle presidenziali di mezzo. E sicuramente anche dalla politica. Guardando invece ai fatti di casa nostra, cioè all'Europa, indubbiamente Mario Draghi sta facendo di tutto e di più per spingere all'accelerazione dell'economia di Eurolandia, ma abbiamo di fronte un mese, il prossimo, davvero molto intenso dal punto di vista degli snodi: il referendum in Gran Bretagna, si tornerà al voto in Spagna, la Grecia è un tema che torna a prendere piede. Ecco, questo genere di incognite che abbiamo all'orizzonte, in che modo potrebbero influire per esempio anche sulla volatilità dei mercati, visto che in Europa dall'inizio dell'anno abbiamo sofferto grandi scossoni da questo punto di vista? Ma probabilmente in tutto questo manca ancora il nodo italiano, che effettivamente piano piano si sta risolvendo, ma non è del tutto ancora risolto, quindi è un'ulteriore incognita da aggiungere, o comunque chiamiamolo elemento di incertezza.
Devo dire che probabilmente la BCE sta facendo già da tempo tutto ciò che è in suo potere ed ha più volte dato dei segnali al sistema Europa di venire incontro anche con delle politiche fiscali. E io penso che questo sia in questo momento il vero nodo, perché effettivamente la crisi greca l'abbiamo affrontata ormai più di una volta in vari passaggi, ma ci sono secondo me delle questioni politiche che rimangono lì latenti. Anche il recente attacco da parte del ministro delle finanze tedesco al governatore dimostrano che effettivamente manca ancora una questione, e il referendum della Gran Bretagna probabilmente potrà darci una sorta di cartina al tornasole di quello che è effettivamente in questo momento la volontà o meno di proseguire in questo progetto comune europeo. Allora, grazie a Nicola Francia. Grazie a voi. Qui dai giardini Naxos ti restituiamo la linea. Grazie a Nicola Francia, grazie anche a Maurizio De Collins per aver catturato le impressioni del manager del desk sui certificati. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi riprendiamo subito dopo con gli aggiornamenti al resto dei programmi dedicati alla finanza operativa.